Diretta Rock Live Rock Festival 2017, la Valdichiana è sempre sul pezzo, siamo ancora qui nel nostro gazebino nei giardini ex fierale di Acquaviva. Siamo qui per la domenica, l'ultima serata di Live Rock Festival, e abbiamo qui con noi l'artista che ha la responsabilità enorme di chiudere questa edizione meravigliosa di Live Rock Festival. Sono stati dei giorni fantastici, ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito e che sono intervenute qua in questi giardini, li hanno riempito, hanno bevuto, hanno mangiato e hanno fatto festa nel segno della pace, dell'amore e della gioia. Del rock and roll. Comunque, questo personaggio che abbiamo qui, come definirlo? Se utilizziamo come i due termini guida, da una parte i rapper più autoriali come possono essere Murubutu, Dargen D'Amico e Gaemon, e dall'altra ci mettiamo invece i cantautori come possono essere Daniele Silvestri, quella persona che mi sembra più vicina a quello che fai, nel mezzo l'Apax, l'Unicum, il Virtus in media è Willy Peyote. Un amico di Live Rock Festival, possiamo dire, sì, torinese. Mi hai dato la responsabilità di chiuderlo, quindi adesso mi sento responsabilizzato, appunto. Grazie per quello che hai detto, lo prendo come un bellissimo complimento, perché in particolare Silvestri è tra gli artisti italiani quello che più di tutti mi ha influenzato nel periodo contemporaneo a noi. E gli altri sono le migliori penne d'Italia, quindi nell'ambito del rap, quindi comunque essere l'anello di congiunzione, tra virgolette, mi fa molto piacere. Io non lo so, probabilmente diversamente dai nomi che hai fatto, nella fattispecie ho ascoltato altri generi musicali, perché conosco, tranne Gaemon, sia Dargen che Murubutu li conosco bene e condividiamo un certo approccio alla scrittura, ma un background musicale molto diverso. E quindi forse è quello che mi permette di essere più vicino a un'altra scuola, tra virgolette, di cantautorato, perché poi alla fine dei conti secondo me fa tutto parte della stessa dello scrivere canzoni. Lo scrivere canzoni cercando di dire qualcosa in più di quanto è bello l'amore, quanto è noioso l'autunno, quanto è malinconica la pioggia e queste robe qua. Quello che è interessante è che tu dici anche queste cose, sì? Perché parli di quanto è bello l'amore, anche di quanto è incasinato l'amore. Più spesso la seconda, certo. Tra l'altro grazie per aver coniato la terminologia che riguarda l'analfabetismo sentimentale, che ormai è diventato di uso comune. Ormai è registrato... Tra un annetto forse all'Accademia della Crusca sarà registrato, certo. Perfetto. Però hai avuto la virtù di aver riportato il rap su un piano sociale che manda dei messaggi chiari, accanto quindi ai temi classici della canzone italiana, ci sono anche i temi sociali che ti associano a mi fa pensare a un rap datato tipo quello di Frankie Hi Energy o quello legato al movimento delle posse in Italia, e un rap in Italia che negli ultimi anni, ma più o meno lo è sempre stato perché da 15 anni si sente a livello mainstream un tipo di rap che potremmo definire borghese, che comunque anche quando parte dalla strada comunque ha delle inclinazioni che banalmente potremmo dire di destra. Sì, senza dubbio. Fortunatamente ci sono persone come te che tirano l'asticella, diciamo, dalla parte buona della musica. Anche qua, grazie, però sai, anche in base alla formazione che ho ricevuto, hai fatto il nome di Frankie, che è sicuramente uno di quelli che ho ascoltato di più in tenerissima età. Avevo credo 11 anni quando è uscito Quelli che ben pensano, e già mi piacque molto e capii che era un genere di musica che mi piaceva molto, per quanto lui potesse esprimere dei concetti con un ritmo incalzante, ma aveva anche un bel ritornello quella canzone, quindi secondo me comunque bisogna trovare un compromesso. Io cerco di mettere i ritornelli e ritengo che nelle canzoni i ritornelli siano una cosa importante, comunque vada, quindi l'aspetto melodico non va tralasciato. Però sì, il rap è borghese, ma siamo noi borghesi, tendenzialmente quasi tutti gli artisti rap sono in realtà borghesi, pochissimi vengono dalla strada. Cioè in America quando si parlava solo di soldi e di rivalsa, aveva anche un significato di rivalsa sociale. Se tu nasci nel ghetto vuoi fare tanti soldi, ma fare tanti soldi e poi, come dire, ostentarli ha un non so che di rivalsa sociale. Mentre se tu sei figlio del quartiere Monti a Bologna, a Roma, o comunque della Bologna bene o della Milano bene, non parlerai mai di strada davvero, e in fondo sei nato borghese, quindi il tuo parlare di soldi sarà sì declinato più verso destra,
che verso sinistra, perché non c'è nulla di rivalsa sociale, è appunto mantenere lo status quo, non c'è rivoluzione in questo rap. Non che io la faccia, né che abbia la pretesa di farla, però mi sono avvicinato al rap perché era un genere che diceva delle cose, non solo il rap. I 99 Posti, Rage Against the Machine sono gruppi che mi hanno formato molto e che avevano un filo conduttore anche con un tipo di scrittura rap. Quindi io ti dico, sono cresciuto con quella roba lì e mi viene naturale farlo, perché bisogna fare delle belle canzoni, perché la musica innanzitutto deve essere bella da sentire. Dopodiché, se tu riesci a fare una canzone bella da sentire, ma che ha anche dei significati, beh, lì sei più bravo di uno che fa solo una canzone bella da sentire o di uno che fa solo una canzone con dei grandi significati. Quindi io il mio obiettivo è mischiare le due cose, per quello che poi mi trovo nel mezzo, magari tra diverse cose. Perché come ascoltatore sto nel mezzo e voglio produrre una roba che io ascolterei per primo. E quindi cerco di fare una roba, cioè, che mischi tanto, che mantenga un contatto con le cose che mi hanno formato, che si sono perse perché avevano un valore. Secondo me, poi oggi ci sarebbe bisogno un po' di più di prendere posizione, e non nella maniera becera che abbiamo sui social, di schierarci a caso, di fare la guerra per tutto. Adesso ogni categoria, dopo due giorni, che viene già, ha già un nome: Vax contro Novax, Tav contro Notav, sono già sigla, già li mettono. È una costante, non intendo quello. Prendere posizione può voler dire anche altro, e non solo scannarsi con uno che non la pensa come te. E credo che la discriminante sia l'approfondimento, poi sì, fondamentalmente, e tu comunque la tua musica approfondisce, non è mai superficiale, questo è un altro grande pregio. Penultima domanda, vieni da Torino, e Torino ha una tradizione proprio che riguarda sia il rap, sia anche quella scena alternativa, penso alla scena hardcore dei primi anni 90, che comunque ha una determinata inclinazione antagonista. Che retaggio hai legato alla tua città? Guarda, la scena hardcore me la son persa, perché insomma il grosso è finito inizio anni 90. Io, essendo dell'85, comunque mi sono perso quell'ondata lì. Mio padre e la mia famiglia suonavano, ma erano della generazione precedente a quella, quindi comunque non ho grosse conoscenze. In realtà c'è molto più di quello che sembra come legame tra quella scena hardcore lì e il rap italiano legato alle Post, perché Speaker Demo, che fu il primo a scrivere un testo in italiano di rap, si ispirò ai testi della musica hardcore torinese degli anni 80, quindi c'è un rimando. Io l'ho poi ascoltato dopo. In realtà io te l'ho detto, non sono un così avido lettore, non sono un così avido ascoltatore. Tutto sommato quello che faccio più o meno sempre nasce e muore con me, nel senso che non prendo spunto da tutto e copio tutto involontariamente, però non sono neanche uno, non sono un esperto di niente, e secondo me non serve, nel senso, preferisco saper fare tante cose diverse, provarci quantomeno, capirle, che non capirne solo una e avere la meglio. Poi magari è riduttivo, certo, c'è chi dice che la perfezione è nella specificità, e quindi non lo so, però non ho ascoltato così tanto. Però ti posso dire che i Subsonic, ad esempio, invece sono un gruppo che mi ha molto influenzato per un altro motivo, per la capacità di coniugare anche lì la musica italiana, la melodia italiana con dei suoni elettronici, ma comunque con un groove, i Subsonic sono stati anche loro un gruppo secondo me importante per la musica italiana, e spesso a livello critico sono stati sottovalutati, molto apprezzati dal pubblico ma meno dalla critica. Domanda finale, poi ti faccio mangiare. Ricordiamo che Willy Peyote suonerà stasera per Terzo, prima avremo Pier Alberto Valli e i Mop Mop, due progetti che vi assicuro sono stati selezionati molto puntualmente. Infatti la domanda è perché ci sono io, in effetti. No, invece tutto sta insieme, gli ascoltatori più attenti se ne accorgono. Che cosa ci aspettiamo live? La maggior parte della gente magari ti ha sentito in studio, ti ha sentito su Spotify, su YouTube. Live cosa cambia e che cosa hai preparato? Ma guarda, adesso siamo, oggi è la penultima data del tour, tra virgolette, di Educazione Sabauda, è ormai in giro da quasi 2 anni, quindi più o meno ho preparato il solito. Dopodiché live mi avvalgo della collaborazione di esimi musicisti, un chitarrista e un bassista, e poi c'è Frank che, oltre a mandare le basi, le sequenze, suona anche la tastiera come accompagnamento. Insomma, cerchiamo di proporre anche una rivisitazione in chiave live, ovviamente, dei nostri pezzi. Insomma, secondo me, come ti dicevo prima, la musica deve essere bella, quindi io live, nonostante i contenuti siano importanti, cerco poi di trasmettere anche la componente di energia che è necessaria in un live. Per quanto tu scriva bene, devi anche essere catchy in quello che fai, e quindi comunque
c'è anche l'aspetto di, come dire, accollativo, come direbbe un saggio che faceva i programmi del Grande Fratello. Insomma, non so parlare di me, mi metti in difficoltà. Dove vi aspetto, venite, se è bello mi dite che è bello, se è brutto mi dite che è brutto. Ed è la risposta, non sarà brutto, quindi. Ed è la risposta più efficace di tutte. Rimanete sulla pagina della Valdichiana per gli approfondimenti, avremo altri blocchi successivamente. Dopo però correte subito ai giardini ex Fierale di Acquaviva, perché tra gli altri c'è anche Willy Peyote, che ringrazio di essere stato qua. Grazie a voi. A più tardi. Eccoci tornati nei giardini ex Fierale per l'ultima, insomma, serata di Live Rock Festival 2017. Sempre per parlare del collettivo Piranha, scusate le interferenze non musicali ma vocali perché non ho più voce. E siamo qui con un pezzo forte, un altro pezzo forte del collettivo Piranha, nonché amico d'infanzia, l'ho visto crescere, lo potrò dire quando sarà famoso. Alessandro Pinsuti. Alessandro Pinsuti che fra l'altro è argento nei 50 rana dei mondiali giovanili ad Indianapolis. Allora, ci vuoi raccontare un secondo la tua esperienza, Alessandro? Allora, soprattutto è stata una bella esperienza e siamo molto divertiti anche confrontarsi con altri atleti di altri paesi che tutti i giorni insomma lavorano come noi. Fa sicuramente molto piacere. Poi le gare sono andate bene, quindi niente rimpianti. Siamo molto felici e vediamo un po' il prossimo anno cosa riusciremo a fare. Il tuo allenamento è un allenamento duro per quello che devi fare, per le gare che devi affrontare. Come riesci a gestire le dure ore di allenamento con lo studio che la scuola finora ti ha dovuto, allora, insomma? Noi ci alleniamo più o meno sulle 10 volte a settimana, quindi due volte al giorno, e con la scuola è abbastanza difficile, però diciamo sono sacrifici che si fanno volentieri e poi soprattutto quando vengono ripagati. Esatto. E più che altro cerco di organizzarmi, di studiare in ogni momento disponibile, tra le pause, tra i due allenamenti, e ormai diciamo ho finito gli studi, quindi il prossimo anno frequenterò l'Università di Perugia. Ecco. Quindi dovrai riuscire comunque sia a continuare sia dal punto di vista del nuoto che dal punto di vista delle prossime gare che vorrai vincere, insomma. Ascolta, parliamo un secondo del tuo ruolo all'interno del collettivo Piranha. Da quanto tempo sei all'interno del collettivo? Allora, io sono all'interno del collettivo da più o meno 5-6 anni e diciamo che è una grande famiglia e tutte le volte che si torna a casa fa sempre molto piacere rincontrare questi i ragazzi che anche quest'anno insomma mi hanno aspettato a braccia aperte, e infatti vorrei molto ringraziarli che mi hanno fatto veramente felice. Sì, perché poi ti abbiamo, mi ci metto anch'io, premiato, perché insomma sei un po' anche l'orgoglio non solo del nostro paese ma in questo contesto di tutto il collettivo Piranha. Senti, invece Martin Enghi ha vinto nei 50, è stato oro nei 50, sempre nei 50 rana. Hai un buon rapporto con lui, lo frequenti anche fuori dall'acqua? Ah sì, noi siamo molto amici, anche se è da poco che ci siamo conosciuti, all'incirca un annetto, e sì, è venuto a trovarmi questi giorni durante Live Rock Festival. E anche lui si è molto divertito e ha detto che tornerà sicuramente qui con noi. Qui al Live Rock Festival. Senti, visto che comunque sia è l'ultima serata di Live Rock Festival, qual è quest'anno la cosa che ti ha lasciato maggiormente stupito del nostro festival? Cosa hai dovuto affrontare dietro la cucina? Tra due anni quale sarebbe l'aneddoto che racconteresti a qualcuno del Live Rock Festival 2017? Ma la cosa più bella del Live Rock Festival è il calore insomma della gente e del pubblico che è sempre numeroso. Poi all'interno del collettivo c'è sempre molta voglia di fare bene, di riuscire, quindi ci siamo divertiti e speriamo per il futuro sempre, sempre meglio. Anche perché un giorno il Live Rock Festival rimarrà nelle nostre mani, quindi speriamo di saperlo gestire al meglio e di poter fare altri 50 anni di Live Rock Festival. Dunque, anche la nostra diretta rock si è conclusa, la nostra intervista a gran parte del collettivo Piranha.
collettivo che quest'anno ha fatto un grandissimo lavoro per il Live Rock Festival. Ieri abbiamo fatto il record dei record, tantissimi hanno partecipato con noi alla nostra serata. Voi dopo la diretta dovete venire assolutamente, la serata è già iniziata chiaramente ai giardini ex virale di Acquaviva, perché vi aspettano tanti artisti, tanto divertimento e tanta birra. Valdichiana, bentornati qua per l'ultimo blocco della diretta, dell'ultima puntata di Diretta Rock, dell'ultima sera del Live Rock Festival qua ai giardini ex Fierale di Acquaviva di Montepulciano. Anche questa serata, come ha un po' anticipato Tommaso Ghezzi, è ricca di artisti, ma artisti che comunque hanno tutte le sere fatto dei grandi spettacoli qua in questo bellissimo palco, gli spettacoli che sono arricchiti e sono resi più belli e più particolari ovviamente dalle luci e dall'audio. E qua ci sono venuti a trovare il tecnico delle luci Lorenzo e il tecnico audio Mattia. Allora ragazzi, successo strepitoso, i concerti ieri, come ha detto Marta, c'è stato il record, possiamo dire che una buona percentuale dello spettacolo le fanno le luci e l'audio. Allora, certo. Che cosa vuol dire fare il tecnico delle luci in un concerto? Bella domanda. Allora, vediamo. Stare seduti davanti a un mixer. No, a parte scherzi, diciamo che significa realizzare un disegno luci il più adatto possibile allo stile di musica e al genere, che ovviamente non sempre è facile perché non sempre si conosce bene i gruppi che andiamo a realizzare. Però ognuno cerca di metterci l'artisticità e l'estro che ha, e quindi ecco, è questo qua. Mentre per quanto riguarda l'audio, che cosa vuol dire fare il tecnico dell'audio e soprattutto farlo nei concerti? Significa metterci meno estro, lui ci mette più estro, però significa essere il musicista aggiunto. Siccome tu amplifichi il suono che ti dà il musicista, devi in qualche modo suonare con lui, perché se non riesci a instaurare un rapporto con il musicista, lui non suonerà bene, le persone non sentiranno bene e quindi il concerto non riesce bene. E tu hai detto proprio artista, come riuscite a coordinarvi con l'artista, cioè come preparate lo spettacolo? L'artista comunque in sala prove fa le prove, però il tecnico luci deve già sapere cosa proporre, come coordinarsi, certo. E di rimando anche l'audio. Quanto c'è di improvvisazione nella parte luci e quanto invece nella parte audio, Lorenzo? Allora, diciamo che in un festival del genere è molto improvvisazione, perché la cosa fondamentale è ascoltare tutti i gruppi prima che inizi il festival, perché la metà o più della metà dei gruppi non ha un disegno luci con sé, mentre alcuni ovviamente sono seguiti dal loro light designer che realizza un disegno, è sempre quello, e quindi ogni volta è sempre migliore e riesce a, non so se passami il termine, beccare il momento giusto. Sì. Mentre alcuni gruppi non hanno tutto questo, quindi lo studio è ascoltare il più possibile quel gruppo nei giorni precedenti al festival, per poi avere la capacità di seguirlo al meglio. Di rimando l'audio, quanto c'è di tecnico e di improvvisazione? Perché prima, mentre ci stavamo preparando, abbiamo fatto un po' una gag, ho fatto una gag dicendo non c'è niente di improvvisazione, in realtà è tutto tecnico. Sì. E invece no, invece è un 50-50, perché certo, tu hai delle schede tecniche, che si chiamano, dei documenti in cui l'artista ti spiega tutto quello di cui ha bisogno, i suoi strumenti, eccetera, eccetera, però prima di tutto spesso ci sono tanti cambiamenti che possono succedere per mille motivi, e poi c'è l'incognito che durante il concerto può succedere di tutto. E quindi delle volte le soluzioni nascono così, dalla fantasia, sul momento. Sì. E poi te l'ho detto, devi essere sempre un po' musicista, devi essere sempre avere un collegamento con l'artista, certo. Quindi non puoi essere un robot, devi stare sul pezzo in tutti i sensi. A tal proposito vi chiedo, ci sono state delle richieste particolari dall'artista? Mattia? Delle cose strane? Delle cose strane, non so, fare uscire una voce in un certo modo piuttosto che in un altro? Beh, sai, più che altro le cose particolari sono quelle che gli artisti fanno, più che ti chiedono, perché dopo un certo punto le richieste le prevedi.
però delle volte fanno delle cose che nessuno pensava prima, forse non l'ha mai pensato nemmeno lui. Però queste sono dei piccoli segreti che che non vogliamo svelare. No, non si possono svelare assolutamente. Ogni mestiere ha il suo segreto. No, altrimenti certo. L'artista si arrabbia, questo deve essere un segreto fra di noi. Mentre dal punto di vista delle luci c'è un artista che ti ha fatto qualche richiesta particolare oppure te la voglio fare doppia, durante un concerto ti sei sentito ispirato, hai voluto provare una cosa e l'artista è rimasto, bella questa. Sì, questo mi è capitato, però mi viene in mente in particolare una scena, senza fare nomi, di una volta che mi hanno chiesto di ricreare una scena come se ci fossero degli alberi che filtrano la luce solare. Non so se sei presente. Sì, no. Non è facile. No. Oppure fammi la luce che divento in bianco. Però è stato accontentato, quindi tutto sommato non era neanche una cosa così estrema, insomma. Ma comunque voi siete molto, cioè nel senso, per fare questo lavoro, oltre alla tecnica ci vuole anche molta fantasia, quindi e penso pazienza. Che quelli in tutti i lavori, ragazzi. Moltissimo, sì. 12 anni che siete qua a Live Rock, ovviamente avete visto l'alternarsi di tanti gruppi, al di là la domanda viene spontanea, quale gruppo vi è piaciuto più di tutti quest'anno, ma al di là di questo, che cosa provate quando venite qua a Live Rock? Io provo una grande emozione perché comunque siamo tutti una grande famiglia, 12 anni nello stesso posto, con lo stesso ruolo, con le stesse persone, diciamo che fanno la differenza un bel po'. Quindi sì, sono molto contento e non vedo l'ora che arrivi questo momento dell'anno. Mentre l'artista di quest'anno che è stato un pochettino più esigente con le luci, si può dire? No, esigente nessuno, devo dire nessuno. Sono tutti bravi. Stati soddisfatti e non rimborsati. Mentre dal punto di vista audio è l'artista un pochettino più esigente, che magari ha voluto cose che non erano in programma, te le sei dovute fare sul momento e poi che cosa provi a venire qua? A Live Rock. Ma sai, il musicista più esigente, direi che sono stati Temples, però erano molto organizzati, avevano tutto il loro setup e quindi siamo andati molto tranquilli, siamo organizzati, quindi non ci sono stati segni particolari per questo evento. E quello che provo io è mix sensazioni, perché per me è il mio primo anno con loro. E quindi io sono un grande fan di questo Live Rock Fest, sono sempre venuto a vedere i concerti, quindi è stato lavorarci quest'anno è un po', è stato un po' un orgoglio, no? Sì, un orgoglio. Bene. Allora, grazie Lorenzo e grazie Mattia, so che voi vi dovete andare a preparare perché la serata sta cominciando, ancora qualche minuto giusto per finire il piatto di pisce e gnocchi che potete trovare nel fantastico ristorante del collettivo. Noi della Val di Chiana vi salutiamo, vi ringraziamo, tutti i nostri spettatori, lettori che ci hanno seguito in questi 5 giorni bellissimi e intensi di Diretta Rock. Ringraziamo i Lightning Photo Solution, ovvero Francesco e Luca che ci hanno seguito, ci hanno fatto il supporto tecnico e la regia in tutti i 5 giorni di diretta. Il collettivo Piranha, che anche quest'anno ha voluto che fossimo noi a raccontare un po' la manifestazione da tutti i punti di vista. E quindi voi continuate a seguirci, la Val di Chiana ha sempre in serbo per voi tantissime novità, un autunno molto importante dal punto di vista editoriale, nuovi progetti in partenza, alcuni già consolidati che potrete trovare già da domani sulle nostre pagine e quindi grazie al collettivo, grazie ai nostri ospiti e grazie a tutti gli ospiti che si sono alternati qua in questo nostro salottino. Grazie a tutti, ciao e rimanete connessi alla Val di Chiana. Ciao.